Bentornati signori, siamo di nuovo su Pandora. Allora no, allora in realtà ero indeciso di fare una boss rush come faccio di solito oppure no, però diciamo che allora ho fatto più o meno sui le 5 ore al momento, so, ho fatto due boss. Questo è il personaggio che ho di base, che è la sirena, poiché tutti usano artigliera, non capisco perché, ma vabbè. Ho deciso di fare un nuovo personaggio, non so come si possa fare direttamente, eccolo qua. E ho deciso di usare l'agente, poiché ha lo stile di combattimento, un altro stile di combattimento quello che piace a me, con le solo uccisioni. Anche se il domatore sarebbe figo, però anche questo ormai purtroppo è mainstream. Ve lo dico subito, taglierò l'intro. Cioè, o meglio l'intro dove sta la musica, perché altrimenti il copyright. Allora, in realtà il copyright potrebbe succedere in due cose. Uno, che mi toglierebbe semplicemente l'audio, ma mi toglierebbe l'audio di tutto. Due, che mi. È un claptrap con una pistola gigante in testa, no, vabbè. Oppure, che mi bloccherebbe il video, quindi. Così? Vorresti sentire una storia, eh? Un'epica avventura nello spazio. Ma Spazio! sei nel posto giusto. Ho proprio quello che fa per te. La mia storia comincia qui, sullo sperduto pianeta di Pandora. Lo chiamano un deserto, pieno di avidità e violenza. E lo è, ma è anche ricco di opportunità. Solo per chi sa coglierle, ovviamente. Cacciatori della cripta vagano per le terre di confine alla ricerca di tesori alieni. Mio padre mi narrava le loro imprese quando ero solo un mini Marcus. E ora tocca a me raccontarle. Immagino ti chiederai che tesori custodiscano queste cripte. Fama, ricchezza, potere. O stupidate come carità e famiglia. Che ne so io? Usa la tua immaginazione. Qualunque sia il tesoro, un cacciatore deve avere la volontà di strapparlo dalle avide mani del destino. La mia storia parla di una banda molto speciale di cacciatori. Il loro viaggio è appena iniziato. Sono coraggiosi, affamati. Forse il vecchio Marcus vuole raccontarti la loro storia perché in qualche modo glieli ricordi. Ma giusto un po', eh? Non montarti la testa. Sono arrivati qui per rispondere al richiamo di una sirena. Il suo nome è Lilith. Ed è una vera eroina, la salvatrice di Pandora. E non una volta sola. Le serve una squadra per trovare una mappa. La mappa di tutte le cripte della galassia. Ma non è l'unica. Un potere oscuro si aggira per le terre di confine. Una minaccia che nessuno nella galassia ha mai affrontato prima. La mia storia comincia proprio qui su Pandora. Dai nostri nuovi cacciatori e dalla sirena che li guida. E soprattutto... giornata piena di opportunità. Allora, chi vuole venire? La cosa strana è che c'ha i capelli lunghi adesso lui. Saranno. Come ho già detto, andrò di. Anche se Flak mi piace tanto pensarci, però no, perché c'ha il petto. Qualsiasi cosa che abbia un'evocazione non mi piace. E Musi è mainstream ormai, perché la usano tutti, tutti. Nuovo cacciatore della cripta, eh? Io sono Marcus. Hai scelto un buon momento per arruolarti nei Crimson Rider. È bello vedere che è sopravvissuto qualcuno. Sono Lilith, comandante dei Crimson Rider. I banditi che hai combattuto fanno parte di una setta e sono alla ricerca della mappa delle cripte. Dovremmo essere più veloci. Più avanti troverai uno dei miei. In bocca al lupo. Che bergo fa che non è lui. Ho una tizia nella testa. Che strano.
Questa è la tua fermata, cacciatore. Allora, per chi non li conosce, ora, comincia il divertimento. I nuovi non personaggi. Mi spiacerebbe perdere un nuovo cliente. Specialmente questo personaggio c'ha una storia che in realtà non è stata detta da dovevi saperla giocando, lo scoprivi giocando l'ultimo DLC per il 2. E benvenuto su Pandora. Oddio, no. Non lui. Devi essere la nuova recluta. Sono un robot steward GL4PTP, ma chiamami pure Generale Claptrap dei Crimson Rider. Tu come ti chiami? Zane Flint. Grazie. Prenoto subito la tua lapide perché non si sa mai. I rifiuti umani che hanno provato. Per chi ha giocato il 2 sa già chi è Flint. Una setta di banditi. Questo è il fratello di quel Flint. A proposito, visto che sarai a mia completa disposizione, ti servirà un eco. Che è un Game Boy. No, come si chiama? Leggermente più potente dell'Eco 2 al doppio del prezzo. Certo, gli Eco 2 avevano quel problemino di combustione spontanea. Credo che questa sia una citazione agli iPhone. Che c'era che gli iPhone che si friggevano, non mi ricordo. Di conquistare un centro di propaganda dei figli della cripta. Facciamo vedere a quei fanatici che non si scherza con i Crimson Rider. Seguimi, recluta. Gloria e onore. Vabbè, nel filmato introduttivo lo chiama come se stesso, ma in realtà è l'operativo, la gente. Che non cambia niente, buongiorno. In realtà. Prima che si compia la nostra terrificante vendetta, dovrai registrare il tuo eco presso questo cambio rapido. Una volta sconfitti quei banditi sarò famoso. Purtroppo c'ho solo... all'inizio non avete niente, però potete modificare questo. Qual è il secondo colore, scusami? Ah, perché lui non è del tutto umano, è vero. Siamo rapidissimi, eh. Questi sono i miei colori preferiti, purtroppo. Ci sono anche le emote. Cioè, non è che è del tutto umano, se non sbaglio c'ha... Un contratto con l'utente? Che noia! Non temere, le corporazioni... Ora occhi aperti, soldati. La cosa peggiore è che davvero tutte le corporazioni vogliono male a chiunque per appunto ci sia poi. Un cancello chiuso! No! Non può Ma che. Essere. No, c'hai le c'hai i guanti con le lame! Pensa, Clapper, pensa! Sei forte e coraggioso! E tutti eseguono sempre i tuoi. Comunque mi ricorda tantissimo Apex comunque sta cosa. Sarà perché l'ho giocato. Comunque ci sono tutti i movimenti che c'erano negli altri, più alcuni nuovi come vedete. Spero che non sentiate la smerilla e il seghetto che sta tagliando delle piastrelle fuori. Che ci hanno aggiunto questa la scalata che praticamente... Il centro di propaganda è più avanti. Quegli sciroccati stanno ammazzando Rider a destra e a manca. Mi hanno veramente scaccato le palle. Ma ho un piano a prova di conto per spaccare i loro culi inverborati. Ho nascosto una scorta d'armi qui vicino. Segui i miei passi. Urtivamente. E mi ha peccato che hanno cambiato alcune voci, guarda, è l'unico peccato. Perfetto, quando avremo completato la missione, Lilith dovrà promuovermi a super generale. Indietro!
Ottimo. C'è gente sulla Luna che non ti ha sentito, però. Rilassati. Su Pandora c'è da preoccuparsi quando niente esplode. Ora prendi l'arma, recluta. Ne avrai bisogno. Allora, le armi sono una cosa strana. Perché a me mi trovo disorientato tantissimo. Alcune hanno una doppia modalità. Poi dipende dall'arma, ad esempio alcune mitragliette dal channel semi-automatiche. Altre tipo le Jacobs, che è quelle che amo io, che sono i revolver, non ce l'hanno, però sono belli tosti lo stesso. Infatti io, come sapete, se trovo un revolver mi dice... Aspettami qui, li convincerò ad accettarmi come loro re, poi potrei comodamente massacrarli. Comunque la maledizione la maledizione della pistola, delle prime armi comunque non se n'è andata, Influencer. No, non è vero, sono stato io. Fateci entrare e potrei perfino mostrarvi pietà. Ok, fammici pensare un attimo. Si fanno chiamare figli della cripta, ma sono pur sempre dei banditi, vale a dire incredibilmente stupidi. Se usiamo te come parametro di comparazione, credo che chiunque sia più intelligente. A posto, me ne posso andare. A posto, se ne è andato, è morto, se ne me ne posso andare. Cominciamo a fare un po' di casino. Forza, forza, forza. Le cripte sono nostre. La mia sono ricetta per i cini. Muore che ne dici di un bel incontro. Di predoni! E i predoni della cripta mi fanno... Tiratevi! E io sono abituato a... A trovarsi dell'energia. Aspetta un secondo, che ti costa? La curcuma serve ridurre il gonfiore. Parto all'assalto! Non mi servono, grazie. Io non so chi è che gioca con la censura, ti giuro. Madbot. Sì. È questo. Madonna. Va la messa. Non questa. Dammi questa. Now we're talking. Claptrap a volte è un po'... Beh, Claptrap. Non so, vedete se c'aveva più danni. Questa c'ha meno danni. Due meno danni, ma c'ha più precisione e tutto il resto, quindi... Ma è pur sempre uno di noi. Ti toccherà salvarmi. Sarò lì tra poco. Che palle. Devo proprio, non lo possiamo fare senza. Ci avete che ho già subito dei spoiler di sto gioco, ragazzi, non avete idea, guarda. Quando l'ho visto sono impazzito da... Non dal dolore, ma dall'incazzatura. Secondo.
Dov'è che stava? Non mi ricordo. Ah sì, sta qua. Non so perché alcune cose sono in inglese, sinceramente. Allora dovrebbe essere uguale. L'unica cosa che non so è a quale fazione. A quale corporazione lavorava. Credo fosse come mercenario, quindi a tutte le corporazioni era associato. Però non so. So che l'artigliera Mosi era della Vladov. Questo lo dici tu. La sirena so che era una tipo una supereroina, letteralmente, nel suo pianeta. Mi ha portato un coltello nella sparatoria, è vero. Vediamo se fa la cazzata che fa di solito. Il tuo scalpo sarà mio, infedele! Io dai, devo ricaricare il colpo per colpo. Un lato era più veloce il tempo di ricarica, credo. Non ci stai nemmeno provando? Cercati questo, razza di idioti! Sì, lo so. Non era poi così male come psicopatico. Pazzo al punto giusto. Con quel giusto. Allora, l'abilitazione è la cosa più incredibile che abbiano messo al momento. Ci sono ben 3 abilitazioni per ogni personaggio, praticamente. Vabbè, raggiunto il livello 2 attivi tutti e 3. Però poi puoi scegliere man mano come potenziale ogni singola abilitazione. Per esempio potrei prendere il ramo verde per metterci poi abilità blu. E così via. O viceversa, così così. Allora, vediamo. Crea una barriera portale che ferma i proiettili. Gli esiliati possono attraversare la barriera. No. Qual è? Assassino era, vero? Sì. Schiera combattente della comunità che siamo sul campo da battaglia nemici con le sue mitragliatrici. No! Con il mio del minore di Z. No, non lo voglio! Il drone. Non voglio il pet. Voglio qualche cazzata. Questo è come quello. Vabbè, dammi il drone, va. No, volevo qualcos'altro, però invece è una... No, perché so che l'assassino è quello che c'è, la classe... Per i Crimson Rider. Tu e Claptrap ripulite l'area. Sto arrivando. È la... come si dice? È il ramo di abilità che c'ha le passive con le uccisioni che uso io. Abilitazione c'ha 3000 pet, wow, e quanti sono? Che abilitazione ho qui? È morto? Cosa bella che i barili saltano. Un bel tonico ti farà bene. Ho vinto! Ho affrontato e fatto fuggire gli FDC con la coda tra le gambe! Non ha più l'antenna. Ora non resta che annunciare la vittoria Lilith! Ecco, questa cosa è sempre stato capace di farlo. Mela. Si vede che è invecchiata però, eh. No, non è vero. Ci scommetto. Allora, la setta ha distrutto tutte le altre fortezze dei Crimson Rider, quindi per ora dovremo accontentarci di questo posto. Ah, guardate che...
Un secondo, guardate che succede quando colpisco questi qua di Mr. Torg. No. Io sono Zane. E tu sei quella che era nel mio cervello. Madonna, sì. Quanto è alto Zane. Pensa un po', non è neanche lontanamente la cosa più strana che ti capiterà su una... su Pandora. No, no, bello alto Zane. Però grazie di aver risposto alla mia chiamata. Amara è alta quanto Lilith. Non sono dalla nostra parte, ma abbiamo ancora qualche speranza grazie a te. Ti do il benvenuto nei Crimson Rider. Pandora è un posto pericoloso, quel mod ti tornerà. Le granate sono fighissime. Avevamo modalità di granate. È utile, vedrai. Ti consiglio di equipaggiarlo prima di cominciare. Fammi sapere quando possiamo iniziare. Un po' di carica in più non fa male a nessuno. Esclusi i miei bersagli. D'accordo. Ehi, senti anche tu delle urla sanguinarie? Altri FDC, vediamo come te la cavi. Ce ne sono troppi! Siamo spacciati! Vabbè, ma se c'è Lilith... Non vale, che palle se c'è Lilith. Oddio! Non è stato poi così difficile. Oddio. Mio. Combatti bene, killer. Chiamami killer, quelli del 2. Ha dato anche un'arma nuova. Cos'era, una mitraglietta? Questa è bella. Questa è buona. È polenta valsugana questa. La modalità cooperativa competitivo. Sole recupera la mappa a ogni costo. Io vado in esplorazione. Voglio scoprire il più possibile su questi Calypso. Va bene. Tocca a voi. Buona fortuna. Io vado a rilassarmi in mezzo alla spazzatura. Dunque, cosa abbiamo qui? Questo posto fa schifo, ma è tutto ciò che abbiamo. I Rider sono abituati a doversi arrangiare, comunque. Non è Sanctuary. Spero che Ellie sistemi quella nave al più presto. Il mio distributore è rotto. Ah, e adesso come farò ad approfittare delle costanti guerre? Marcus. Mi piace sapere con chi divido la gloria. Come mai hai deciso di andare a caccia di cripte? Riparare il distributore, o meglio, tu devi ripararlo. Oops. I vostri genitori si vergognerebbero di voi. Tutto merito. Poi cocentrico. E dire che è molto adrenalinico rispetto agli altri, E come è morto? Ok, no, volevo fare giusto il livello 3. No, vabbè, questo. No, perché le cose del cambio arma è un po' una cazzata. Mo non lo so che cosa voleva fare Zane. Aspetta, magari c'è... Come c'era una volta? No, che palle. Speccato. Da che ne so. È un peccato, adesso se c'ho il dubbio. Posso prendere a calci i bidoni. Maledetti psycho. Sempre alla ricerca di parti per le loro stupide motoasce e biciclette di carne. Ti servirà qualcosa per sostituire quel circuito. Sai, ho sentito che alcuni skeg sono pieni di elettricità. Portami la spina dorsale di uno di loro. Ti conviene abituarti a lavorarci del genere se vuoi sopravvivere su Pandora. Ah, se poi sei particolarmente in vena di carneficine, puoi sempre prendere la spina dorsale di uno di quei banditi. Sto andando apposta a farlo. Dovrebbe andare bene anche quella.
No, grazie. Ma il drone è troppo facile. Bene, ora installa la spina dorsale. Non mi serviva veramente quella spina dorsale. Volevo solo vendicarmi di quei bastardi che mi hanno distrutto il distributore. Ah, l'ho fatta. Il tuo impegno in nome del capitalismo. L'ho fatta apposta per prendere il punto bonus, no? Qui, qui scopo. Aprite quei cazzo di occhi e ammirate. Dai, calmo. A me non male dai consigli ai nemici. A me mi piace tanto come personaggio perché è divertente. Non è che è divertente, è... Questo sta suonando il telefono, mi sto sbagliando io. Ecco uno scacco elettrico. Prendi la sua spina dorsale. Ma il drone non ha vita. Stomaco debole, vero? Eccellente! Portala subito al distributore. E fai fretta! No, ma sai, io non so come montarli questi video. Potrei montarli semplicemente due cazzate, però. Ottimo lavoro, cacciatore. D'ora in poi potrai accedere alla mia vasta gamma di strumenti di morte anche da questa nuova posizione. E come segno della mia riconoscenza per aver scatenato la mia vendetta su quei luridi banditi, ho un regalo per te dalla mia forza segreta. Chi dice che la vendetta non paga, eh? Buona caccia! Ora... La testa non ve la faccio vedere perché è ridicola. È una babbolette veramente. Ma dai, mi hai dato gli scudi, vaffan giro. Dio, guarda. E niente, primo episodio, diciamo, fatto. Ho intenzione di... piccola cosa, ho intenzione di metterli... Inizio settimana, da lunedì e mercoledì, e poi il sabato, da giovedì fino al sabato, ci sta Monster Hunter Iceborne. Perché su Monster Hunter Iceborne prima è uscito top, prima di questo. Quindi voglio, ho la possibilità prima di finirlo con calma, perché Monster Hunter Iceborne devo farmare, come tutti sappiamo come funziona. Ci so ancora fare. Non credo se è il fratello maggiore o il fratello minore di Clint. E quindi Monster Hunter Iceborne deve uscire da giovedì al al sabato. Anche se... Oh, che cosa stai dicendo? Stavo per dire che... Non l'ho trovata sta testa l'ultima volta. E sappiate che ho molta fortuna in questi giochi, in questi Nate Bondlands. Ciocchello, vediamo. No, grazie. Non era per me quella cosa, probabilmente era per qualcun altro. E niente, ci vediamo al prossimo gameplay, ragazzi. Vi ricordo di cliccare se vi piace il video, commentare sotto e iscrivervi al canale. E niente, continueremo al prossimo video gameplay con Bondlands 3 e anche Monster Hunter, mi raccomando. Bye bye.